ragazzi, questa generazione è una merda. Obiettivamente parlando, sì. Sì, 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 assolutamente. Poi, davvero, tu dicevi di prima che sei andato al GameStop, sì, e non c'era un cazzo di gioco. Sì. Io non so da quanto tempo, non c'è. Saranno mesi, no, forse che non vado al GameStop. Ma proprio, c'ho la una volta andavo, che ne so, su Spazio Game, Multiplayer, che cazzo ne so, guardavo i giochi in uscita. Ok. E dicevo, minchia, questo mi interessa, quell'altro mi interessa. Adesso se ci vado, scorro i mesi. Sì. Scorro il i vuoto. Mesi, dico, il vuoto. Sì, c'è Uncharted 4 che uscirà, sicuramente lo prenderò usato poi, perché... Ah, sì, non lo prenderai al Day One? No, al Day One non compro più niente. No. The Witcher 3, ma lasciamo perdere. No, The Witcher 3 era obbligato. Ah, no, è vero, Witcher 3 è obbligato. L'unico è stato Fallout 4, che però grazie a te l'ho comprato dal sito, l'ho pagato 40, era 49, quindi un po' meno. Con Soul Planet, esatto, che io ragazzi ve lo consiglio, guardatelo, perché come multiplayer.com e con Soul Planet hanno anche dei prezzi, però con Soul Planet diciamo che è un po' più conveniente, perché comunque al Day One, secondo me sì, è molto più conveniente al Day One, è vero, hai ragione. Prezzi Tony più bassi, già quello l'ho preso praticamente al Day One 49. Se la, come dicevi tu Tony, se la gioca con Amazon, se la gioca un pochino, sì, esatto, col fanno queste offerte particolari, esatto, esatto, quindi ve lo consiglio ragazzi questo sito, esatto. Però veramente non ci sono, sì, giochi, sì, che ti attirano. Sì, tipo tu mi avevi detto No Man's Sky. No Man's Sky e cazzo ragazzi è un progetto nuovo. Esatto, è bravo, un progetto nuovo. È vero che comunque molti dicono, ah, però se io gioco a Elite Dangerous mi piacerà No Man's Sky. Allora ragazzi, Elite Dangerous e No Man's Sky non c'entra un cazzo. È vero che vanno con le cose spaziali, ma è diverso, è un gioco completamente diverso. Infatti sarai mio, No Man's Sky sarai mio, sarai mio il 22 giugno quando cazzo uscirai, sarai mio, porca puttana. Perché non ha un cazzo a che fare con Elite Dangerous. Per esempio a me Elite Dangerous è un gioco che a me secondo non mi piacerà, cioè non mi piacerebbe perché è molto lento, troppo simulativo, esatto, è molto simulativo. Infatti No Man's Sky non è simulativo per un cazzo di niente. Poi boh, è questione comunque che lì c'è, cioè, anche combattimenti eccetera. Invece No Man's Sky è molto più tranquillo su tipo di commercio, poi non è simulativo, quindi diciamo che boh, puoi anche giocare tranquillamente, puoi scoprire i pianeti, cose. E io, come diceva il grande Lore Sky, che io saluto, che sicuramente lui non vedrà mai questo video, però lo saluto. È il mio preferito. Lui diceva che questo gioco qua c'è la paura che non verrà compreso, perché è un gioco che molti ne parlano, quindi molte persone lo compreranno. Sicuramente. Come dicevi tu Tony, è un gioco molto parlato e lo compreranno. Però le persone magari dopo un po' lo venderanno, perché diranno, ma è sta cagata. Che aspettatene molti usati. Sì, aspettate. Già la settimana dopo. Sì, 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 sì. Sai così, perché la gente si butta, si fionda senza informarsi del videogioco, cazzo. Informatevi di cosa, che cos'è, di cosa pare, cos'è di beccare, guardate i video. E non andate subito a prenotare. Ecco, la prenotazione. Mamma mia. Ecco. È il male più... Ne vogliamo parlare? Quello è il male più grande, proprio il peggio che c'è. La peggio dei DLC forse. Esatto. Le prenotazioni, loro cosa, per tirare le prenotazioni cosa fanno? Prendete al Day One e noi vi diamo questo DLC, questo DLC. E per quelle prenotazioni, ok? Ma prenotare un gioco non ha senso. Prenotare le limited, sì, tra virgolette. Perché poi queste limite, sì, non sono poi così tanto limited. Però magari sai, c'è la statuetta figa, come faccio io molti unboxing, sì. Oddio, vale. Qua sono... Per me sono un pochino, diciamo, contrario al ragionamento che facevamo prima. Le limited, come dici tu, è l'unica cosa che è giusto prenotare, perché vanno poi fuori. Però in questo caso solo di giochi che si conosce. Sì, 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 ragazzi. Perché tipo, ovvio, uno ovvio non si prende tipo la limited di Horizon Zero Dawn. Gioco che secondo me... Esiste una limited? No, per dire. Ah, ok. Che magari uscirà una limited. No, perché se no guarda un attimo. Però magari poi esce un gioco di merda, tu hai speso 150 euro per un gioco di merda. Cioè, certo, la statuetta della tizia con i capelli rossi, figa, per carità. Però sono un po' soldi buttati. Cioè, un conto, che ne so, a me piace God of War, esce il 4, sarei un coglione magari a prendere la limited, però cazzo Kratos, porca troia, c'ho la statuetta, però sai, il giochino di Kratos. Però sai, io se ti dessi ragione andrei un pochino controcorrente e sarei un po'... Ipocrita. Ipocrita, bravissimo. Watch Dogs. Esatto, bravissimo, Watch Dogs. Ci ho pensato adesso. Esatto, io ho voluto dare... Ma io ragazzi, io lo ammetto, a me Watch Dogs è piaciuto. Cioè è vero che non ha avuto quella grafica che c'era, ma io ho comprato il PS3, quindi cazzo se ne frega. A parte sì, quello. Esatto.
Ma a me è piaciuto, a me è piaciuto. Infatti quei miei soldi che ho speso me li sono goduti. Poi l'ho venduto, però me lo sono goduto. Ecco, ci sono alcuni giochi, io me ne sono informato comunque com'era, eccetera, eccetera. Però ci sono alcuni giochi che se sentite che dovete dare un po' di fiducia, ma è perché dovete informarvi, non dovete buttarvi, eccetera. Tipo io mi sono pentito amaramente di aver comprato una limited di come che si chiama, porca puttana, Fallout 4. Mi sono pentito amaramente di aver comprato una limited di Fallout 4, non tanto per il come si chiama, il Pip-Boy, perché il Pip-Boy è figo eccetera, ma perché il fatto che il Pip-Boy tanto non lo userò mai, è lì, rimane lì, è vero che è figo eccetera eccetera, però ho speso comunque un bel po' di soldi, ok ragazzi? Fallout 4 comunque adesso non lo sto più giocando moltissimo perché è molto ripetitivo su alcuni fronti eccetera, infatti molto probabilmente lo venderò per poi prendermi poi il gioco completo con tutte quante le espansioni, ma questo è un altro discorso. Ecco, ho voluto dare fiducia eccetera, però poi è così. Quindi anche sui giochi che conoscete lì è difficile, perché per esempio Fallout lo conosco, però sono rimasto più scottato su Fallout che su Watch Dogs. Vedi, è strano, è un po' strano come cosa, capisci? Perché è vero, sono contento di avere il P-Boy, però obiettivamente ho speso dei soldi per avere un P-Boy lì, che poi qualche volta mi riguardo e dico, cazzo, potevo risparmiare quei soldi, che alla fine è un P-Boy. Sì, no, è figo obiettivamente, è una cosa da collezionista eccetera, però se il gioco poi ti delude, a me ha deluso un po' Fallout 4 dopo un po'. Sì. Mi ha deluso un po'. Un pochino troppo ripetitivo. Su missioni secondarie, sul punto che arriva lì il tizio che non mi ricordo come si chiama, quello col cappello, che dice sì, sempre vai lì, libera il coso e vai sul punto A e vai al punto B. L'ho notato punto B anch'io, che non l'ho ancora finito, l'ho notato, figurati. Guarda, la storia non spicca di come vabbè, è normale, Fallout non è che è sempre spiccato, a parte New Vegas che dicono che spicca molto di più perché comunque l'hanno non l'ha fatto Bethesda, l'ha fatto Obsidian. Obsidian, quindi, sì, ma era troppo diverso, a me non è piaciuto. A me non è piaciuto per niente, però la storia era molto più articolata, molto più profonda, tra virgolette, sì, eccetera. Tutte le varie cose. Sì, sì, la storia era molto più, però a me fa ammetto ragazzi, a me non è che piace. Ho fatto anche gameplay eccetera, ma non credo che lo recuperò, magari sì, più avanti, ma comunque. Comunque, conoscevo Fallout, capite ragazzi? Però sono rimasto proprio scottato perché lo conoscevo, mi aspettavo tantissimo. Quindi gli ho voluto dare la possibilità, quindi ho detto, cazzo, c'è pure P-Boy, vaffanculo, spendiamo questi cazzo di soldi. E sono rimasto scottato perché mi ha deluso. Invece un gioco nuovo come The Watch Dogs, non avevo aspettative tipo, oh, che sarà questa, quella. No, è un bel gioco, cazzo. Mi vuoi prendere le cose perché comunque voglio la statuetta. E non sono rimasto scottato, quindi... Sì, lì bisogna valutare ogni cosa. Ragazzi, ogni cosa. Valutate i soldi che spendete. Esatto. Sì, poi uno, per carità, se uno adora il limite alla follia. Sì, 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 quello assolutamente. Ognuno può fare quello che vuole, non è che stiamo dicendo non fate quello. Ma ci mancherebbe, non siamo nessuno per dirlo. Esatto. Assolutamente. Anzi, il collezionismo, mica, io sono un collezionista. Poi, non so se avete mai visto la mia camera, però sono un collezionista a voglia. Mi sono comprato una statua che costava l'ira di Dio, quella di Dartalo. Quindi, sì. Noi diciamo solo le nostre opinioni su quello che probabilmente pensiamo che non sta girando tanto nell'economia generale del videogioco. Il videogame, sì. Che poi si ripercuote purtroppo su noi che ci piacciono i videogiochi, che quindi li dobbiamo comprare, quindi vediamo che ci sono delle carenze, ci sono dei problemi. Non è che li dobbiamo comprare. No, beh, li dobbiamo comprare perché è una passione che abbiamo. Vabbè, certo, ok, se così ok. Quindi sì, chiaramente se io voglio giochi, è ovvio, se non usciranno più giochi che mi interessano, non è che compro giochi a caso. Certo. Non esce niente, amen, spiace. È brutto perché ti lascia questo vuoto. Quando ero a GameStop dicevo, sì, obiettivamente vedo un sacco di quelle scritte con nomi diversi in quelle scatole, ma c'è quel vuoto che dico, e poi... Ma per la Play 3 non era così, no? No. Per la Play 3, ogni volta ti ricordi andavamo insieme da GameStop? Sì. Ogni volta che andavamo, guarda questo gioco. Ce n'erano almeno 10 che avremmo comprato ogni cazzo di volta. È vero. Magari ne compri uno, ne compri due, ma ogni volta ce n'erano altri 10 che avremmo in teoria voluto, no? Anche solo provare, anche solo per il gusto. Adesso no, c'è troppo la cosa di... Cazzo, sì, Mad Max, sì... Oh, Mad Max, infatti grazie a te io non ho fatto la cazzata di comprarlo, Mad Max, grazie a Tony.
Perché... Che io non l'ho giocato, però obiettivamente... No, beh, ma io ho visto il pre-live, me l'ho anche scordato, ho visto pure un pre-live di Spazio Games all'epoca, quando Spazio Games era Spazio Games per me, ma questo è un altro argomento. Che magari tratteremo. Che tratteremo sicuramente. Potremmo farlo. Magari in giochettone, perché forse parlare di videogiochi? Bravo, bravo. Argomenti che tutte e due abbiamo un determinato punto di vista. Ecco. Uguale. Quindi sì, ci sto. Perfetto. In diretta, nuova rivalutazione del format. Sì, oggi. Ci sta. Ragazzi, adesso fumaccherò, quindi voi non fumate a casa, mi raccomando. Fumo passivo. Fa male. Io però ho bisogno, tanto che finiamo di parlare. Esatto. Comunque, finisci quello che ti stavi dicendo, che è interessante. Se voi andate... Allora, noi ogni volta vedevamo sti giochi per il Play 3, c'erano veramente un sacco di giochi interessanti poi. Mamma. Poi che erano... belli, che avevano una grafica così, quello è un altro discorso. La grafica, bravissimo. Una volta non c'era il problema della grafica.